Ciao ragazzi, nuovo video tutto tech. Intanto la prima cosa è buon anno a tutti quanti. Spero abbiate passato delle feste serene e tranquille con i vostri amici e parenti, ma adesso è il momento di ricominciare. Ricominciamo, sì, avevo già fatto un post dove dicevo che c'era un altro produttino che dovevo presentare, solo che sto testando, sto cercando di capire alcune cose e poi dopo presenteremo anche quello. Nel frattempo vi presento un regalo che mi è arrivato da un po' di tempo, che avevo chiesto perché ero curioso, volevo testare questa cosa perché mi sembrava simpatica, ed è, senza perdere tempo, il diffusore di aromi della Condebs, non lo so, però fatto sta che non è una marca blasonata, ma vediamo insieme se fa il suo sporco lavoro. Vi metterò qui sotto il link in descrizione per poterlo acquistare. Adesso vi faccio vedere il prodotto. Allora, il prodotto si presenta così, ha questi disegni sul frontale in plastica. Nella parte sottostante c'è una ciotolina nella quale immagino verrà messa l'acqua. Nella parte sottostante invece c'è l'attacco per l'alimentatore. E nella confezione, a questo punto facciamo questa specie di unboxing, c'è l'alimentatore con il suo cavo e il misurino per poter versare all'interno l'acqua. La peculiarità di questo prodotto è che si può scaricare l'applicazione e connetterla poi con il nostro assistente vocale, utilizzando la skill di Tuya e quindi anche l'app di Tuya. Adesso procediamo con la connessione tra questo prodotto e l'applicazione di Tuya e poi il trasferimento naturalmente sulla nostra assistente per vedere se funziona. Per prima cosa naturalmente andiamo a liberare il filo dall'accetto e lo andiamo a collegare. Allora, il manuale di istruzioni è molto basilare ma dà le istruzioni essenziali ed è in inglese. Connettiamo. C'è scritto che ha una doppia funzione, sia quella di far uscire il vapore con i profumi che poi deciderete, io per esempio ho preso questo, mettete dentro qualche goccia insieme all'acqua e più che altro è una funzione per rendere l'ambiente un po' più profumato, ecco. Allora, procediamo, abbiamo connesso il prodotto alla corrente, c'era scritto sul manuale che fa sia luce sia vapore luce, infatti qui sulla parte laterale adesso sta lampeggiando una lucina verde, se la vedete, quello immagino che sia la funzione pairing. Adesso vi metto qui la schermata del cellulare e cominciamo la connessione. Allora, come vedete qui dalla schermata, dobbiamo fare la solita registrazione nell'applicazione di Tuya e poi ci rivediamo. Ok, allora la registrazione avviene come al solito per tutti gli altri prodotti. Voi create un account, vi arriverà un codice di verifica, lo inserite e siete dentro. A questo punto facciamo il più in alto a destra piuttosto che aggiungi dispositivo. Leggendo dalle istruzioni bisognerà andare su piccoli elettrodomestici e scorrendo fino alla voce diffusori. Clicchiamo qui. Controlliamo, infatti ce lo chiede, che la luce verde continui a lampeggiare. Sta lampeggiando, lampeggio veloce. Inseriamo la password e ci vediamo dopo. Come potete vedere dalla schermata, il prodotto è stato trovato. Si chiama Condebs, magari chiamiamolo in un'altra maniera. Diffusore, dai. Diffusore. Fine. Stato rinominato, come vedete dall'applicazione, quando gli ho detto accendilo mi viene fuori l'indicazione addirittura mancanza acqua. Adesso facciamo il riempimento dell'acqua e del diffusore e poi dopo lo proviamo. Rimuoviamo il coperchio ruotandolo in senso orario, ci versiamo dentro il misurino d'acqua. Prendiamo le gocce aromatiche, aggiungiamo qualche goccia, sembra di fare roba d'alchimia, ma... Ok, adesso l'acqua c'è, vediamo cosa mi dice. Oh, non so se si vede lo sbuffo di fumo. Eccolo lì. Allora, come potete vedere anche dall'applicazione, fa vedere che c'è la possibilità di modificare i colori. Allora, c'è
ciclica, fissa e luce notte. Regolazione del vapore addirittura, quindi possiamo dare più o meno intensità allo sbuffo. Nella parte sottostante cosa c'è? L'accensione, lo spegnimento, qui l'aroma, intensità minima. Cioè, obiettivamente, sinceramente, pensavo fosse un qualcosa di un po' più basilare, mentre invece dall'applicazione vedo che si possono fare parecchie cosettine. Vediamo intensità massima. Effettivamente, ragazzi, c'è un profumo adesso nell'aria. Poi c'è il timer per l'aroma, quindi se volete potete dirgli dopo un'ora, due ore, tre ore, quattro ore, no, da un'ora a tre a sei. Noi lasciamolo per adesso così. La luce, quella che abbiamo visto prima, lasciamo la ciclica. Le impostazioni, cosa si può fare? Aroma, se c'è una programmazione, e la luce anche qui sulla programmazione. Adesso che ci siamo divertiti e siamo riusciti a connettere il nostro dispositivo, tanto lo spegniamo, perfetto, tempestivo, adesso andiamo nell'app del nostro assistente vocale e vediamo di farla riconoscere. Per prima cosa dobbiamo abilitare la skill, penso, quindi andiamo in skill e giochi alla voce altro, lente di ingrandimento, scriviamo Tuya. Eccola qui, ci clicchiamo sopra, clicchiamo su lancia, gli date questo, una volta fatto, andiamo nei dispositivi, purtroppo qui non viene fuori nessun eccolo, vedete? Ho fatto lo scroll e ha trovato il nostro diffusore, quindi teoricamente a questo punto possiamo dire la parolina. Allora io metterò il beep, ma voi per sicurezza silenziate i vostri prodotti. Accendi diffusore. Funziona! E ho avuto meno problemi di tanti altri prodotti che doveva essere uno schiocco di dita e invece purtroppo come fratello ci abbiamo a volte penato. Il prodotto attualmente costa 31 euro su Amazon, naturalmente i tempi di spedizione di Amazon ormai li conoscete, non ve li ripeto neanche, e devo dire, quando mi è arrivato pensavo fosse, come ripeto, un qualcosa di basilare, mentre invece con tutte quelle funzioni di accendi, spegni, la luce che può essere modificata, i colori, addirittura l'aroma, se lo vogliamo più intenso o meno intenso, cioè mi sembra un prodotto abbastanza completo. Se volete acquistarlo vi lascio qui sotto il link in descrizione, e rinnovando gli auguri da parte mia e di mio fratello che a breve sicuramente tornerà tra noi, vi auguro un buon anno e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!